Presi un po' dall'ansia, provocata dagli eventi degli ultimi giorni, abbiamo deciso di prenderci un po' di tempo e provare a rilassarci. Il nostro viaggio continua. Venite insieme a noi, ci saranno alcune novità importanti. Allacciate le cinture e si parte! Non si può scendere, talmente è umida la sabbia che esce l'acqua dal... non si ci può camminare, quindi l'acqua arriva qua. Però è strano, guarda, sembra una specie di anfiteatrino sul mare con tutte le sedute, è tutto così. Tu ti bevi la Coca-Cola? Posso drink. Riprendiamo la corsa? Sì. Alla salute. Dopo aver visitato il castello di Slains e aver fatto una piccola sosta in un paesino lungo la costa, abbiamo deciso di continuare il nostro viaggio verso su, sempre più a nord, per andare a vedere Inverness e goderci il weekend in una cittadina turistica, ricca di posti da scoprire. Ma prima vogliamo tornare in un luogo che per noi è magico e, visto che la giornata è quasi al termine, passeremo la notte lì. Curiosi di sapere dove stiamo andando? Ancora qualche secondo e vi sveleremo tutto. Arrivati, siamo ritornati in un posto magico per noi. Lo vuoi dire tu o facciamo vedere? No, facciamolo vedere. Dai, facciamolo vedere, vieni di qua che scendiamo. Scendiamo. Maria, Maria! Maria! La morte in diretta, dai. Vieni pure tu. In che senso vieni pure tu? Devo cadere pure io. Dai, a mio tre lo facciamo vedere. Ci è stato chiesto, ma cosa ha di magico questo posto per voi? Non ci sono parole per descriverlo, basta soltanto guardarlo. Al mio tre, dai. Uno. Due. Due. Tre. Ora, ditemi voi, cosa ha di magico? Loch Ness. La luce. La luce è una cosa meravigliosa. Il silenzio. Il silenzio. La magia che c'è in questo posto. Le persone... C'è un signore qua che pesca, si è acceso il fuocherello. Ma ci sono pesci qui? Sì, sicuramente ci sono pesci, se non se li mangia tutti messi. E allora, da quel lato del lago farà buio. Mm-hmm. E già sta cominciando a fare buio. Mentre da quell'altro lato rimarrà la luce per tutta la notte. Noi ora andiamo a cucinare qualcosa e siamo stanchi. Qua ci vuole una cosa classica da mangiare. Cosa? Pasta e fagioli. Pasta e fagioli. Ora decidiamo, dai. Sì, infatti. Va bene. A dopo. Loch Ness è uno di quei posti che ha lasciato un segno indelebile nel nostro cuore.
uno di quei posti dove trovare rifugio quando dentro ci si sente smarriti. Un posto dove è possibile ritrovarsi e ricominciare, perché è proprio questa la sua magia. Ti ricarica di energia positiva e ti allontana da tutti i pensieri negativi, lasciando spazio solo a lunghi silenzi, intercalati dal suono dell'acqua che scorre sui ciottoli della riva, tra le infinite sfumature che dipingono il cielo. Una cornice perfetta per una pausa dal mondo, che spesso ci delude. Questa è la nostra stanza segreta, dove andare a dormire quando scende la notte. Buongiorno, ci siamo svegliati a Maccatelli. Nadia sta pulendo le cose, si è fatta il latte. Yes. Vi volevo fare vedere il lago di mattina, prima di andare via. E allora, se non cado, perché si scivola, ci arriviamo subito. Aspetta, passiamo da qua. Per dare sempre una risposta a chi dice: ma cosa ci trovate di bello? È una meraviglia. Guardate voi e giudicate. Meraviglioso. Ora ci sistemiamo e penso che andiamo a vedere il centro di Inverness. Andiamo. Arrivate a Inverness. Eh sì. Facciamo una bella passeggiata e scopriamola assieme. Bello, bello. Molto molto bello. Io direi di andare di là. Andiamo. Ed eccoci nella capitale delle Highlands scozzesi. La giornata è perfetta e noi abbiamo già in programma di visitare alcune attrazioni principali. Percorriamo un tratto della riva destra del fiume Ness e scopriamole insieme. Questa è la passeggiata accanto al fiume che sbocca al mare. Sì, e ci sono anche dei localini dove la gente si può mangiare, che è comunque un posto molto turistico. E c'è un bellissimo ponte con i fiori che ora saliamo e lo vediamo. Sono in controcorrente, bellissimo. Allora, adesso stiamo provando ad andare alla cattedrale di Inverness, che è una delle attrazioni più importanti di qua, della città. Peraltro c'è da dire che Inverness è la capitale delle Highlands scozzesi, quindi di tutte le città del nord. È la più grande ed è importante per questa cattedrale, per la Old High Church, che è del XVIII secolo, che andremo a vedere dopo se è aperta, e per un mercato che è tipico di qua, dove troviamo cibo, vestiti e artigianato. E insomma, non ci manca niente. No. Oh,
riguardo, la chiesa di Sant'Andrea non è proprio mastodontica come ci si aspetta che sia una vera cattedrale. Progettata dall'architetto Alexander Ross, fu costruita tra il 1866 e il 1869. Il progetto iniziale prevedeva una navata più lunga, ma per mancanza di fondi non fu mai realizzata. All'interno si notano i capitelli scolpiti sulla pietra, granito pregiato di Peterhead, decorati con foglie, fiori e uccelli. Saltano subito all'occhio le bellissime vetrate colorate, realizzate dal famoso studio Hardmand di Birmingham. La finestra alla sinistra è una delle più importanti, creata in onore del vescovo Eden e raffigura Cristo in gloria durante il giudizio universale. Questa è una delle vetrate più grandi e impressionanti della Scozia. L'interno della chiesa è ricco di decorazioni ed è arredato con mobili realizzati in legno intarsiato. Sono importanti anche le 5 icone russe del XIX secolo, donate dallo zar Alessandro II di Russia al vescovo Eden. Sopra il pontile, realizzato in legno di quercia, che separa la navata centrale dal coro, risalta un crocifisso anch'esso in legno. Anche i banchi per i coristi sono fatti di legno di quercia austriaca e risalgono al 1909. Il fascino di questa chiesa è dettato soprattutto dai colori e dalle decorazioni, che ti avvolgono e ti trascinano nella semplicità. Semplicità che stupisce trattandosi di una cattedrale. Ad ogni modo, Sant'Andrea non è importante solamente per le opere che custodisce al suo interno, è anche e soprattutto importante perché è la sede episcopale scozzese e inoltre è anche la cattedrale diocesana più a nord della Gran Bretagna. Rimaniamo ad ammirarla un ultimo istante e poi continuiamo il nostro giro. Quello che vedete è il castello, che purtroppo è chiuso per ristrutturazione. Andiamo a vedere il mercato. Andiamo al mercato vittoriano, che invece è aperto, e vogliamo vedere che cosa c'è dentro. Andiamo. Sono belle le borse. Nadia, si poteva... ha visto un negozio di cose scozzesi, souvenir. Poteva mai non infilarsi dentro. Ma tu guarda che meraviglia. Guardate la felicità di questa donna. Io quando vedo borse non sono più io. Incredibile, di? Abbiamo trovato il cappello uguale a quello di Vito. Uguale, stesso tessuto. Stessa imbottitura. 15 pound. Ma io l'ho comprato uno. Cambiamo negozio. Allora, questo è il mercato vittoriano,
dove tutti vengono a fare shopping, e si mangia, si beve e si comprano anche vestiti e oggetti artigianali. Si fa shopping? Sì. Andiamo. Mi sa che di scozzese c'è ben poco qua. Mi sa di sì. No, ma vediamo dove sono gli altri shop, perché vedo tante aree chiuse. Ecco, una friggitoria siciliana ci starebbe bene. Oh yeah, l'abbiamo trovata. Chi ce l'ha più dura la testa? Nel cuore di Inverness si trova il mercato vittoriano, un edificio risalente al 1890, ancora ricco di elementi storici come il tetto a cupola in legno e ghisa decorato e le facciate dei negozi con le arcate originali. Comunque, essendo domenica pomeriggio inoltrata... Sì, purtroppo molti shop sono chiusi. E a me dispiace. Usciamo dal mercato vittoriano abbastanza delusi, almeno io, che speravo di portarmi un piccolo ricordo. Pazienza, sarà per la prossima volta. Bella panchetta. Eh sì, direi proprio bella. Questa panchina è stata ideata in ricordo della vita di Billy Morrison, una leggenda della musica di Inverness. Divenne l'icona del Market Bar, dove suonava con i Proclaimers e dove tutti si recavano a flotte per ascoltare la sua musica, anche artisti famosi. Finisce qui la nostra giornata di Inverness. Abbiamo camminato tanto, abbiamo visto tante cose, ma soprattutto le nostre menti hanno viaggiato leggere per un po', cullate dai colori, odori e paesaggi che hanno permesso una piccola tregua tra le nostre ansie e ciò che ancora ci aspetta. Un ultimo sguardo a questa meraviglia, che ci ammalia raggiante, come il sole che oggi la riscalda e ci sta facendo anche sudare. Ma adesso è tempo di ritornare con i piedi per terra e di riprendere il nostro viaggio. Torniamo da Mowgli, che è lì che ci aspetta, pronta ad accompagnarci verso il nostro destino. Stavamo tornando verso Aberdeen. Aberdeen. E venivamo da Inverness. A posto di fare l'autostrada, abbiamo deciso di fare così. Una strada alternativa. Alternativa. Molto alternativa. Diciamo che forse manco Gesù ci è passato da qua. Comunque, dicevo, stavamo camminando e abbiamo trovato questo posticino, niente male. Ci sono delle sedie strane. È un invito a riflettere, a fermarsi, prendere un attimino di tempo e pensare. E noi lo facciamo. Facciamolo vedere. Take a moment to be low. Warn your soul before you go. Quindi riscalda la tua anima prima di andare.
Hai visto? Ci sono i buchini pure per guardare. Non so perché. Ah, forse per guardare quella chiesetta che c'è laggiù. Sì. Quindi ogni frase ha a che fare con quello che c'è scritto. Qua che c'è scritto? I in sun. Non riesco. Allora, in sun, rain, sleet or snow. Tale. Fallo vedere. Amò, te l'hanno mai fatto? Io non ci credo. L'esame, avete presente quando vi fanno l'esame della vista? Ecco, questo è quello che si vede. La casetta, quella che devi mettere a fuoco. Che la GoPro non metterà a fuoco, ma vi assicuro che è quello. Sì. Guarda. È vero. Quella è. Esiste la mongolfiera. Comunque, praticamente c'è una frase per ogni cosa che vedi dal buco. Qua per esempio c'è scritto Steel Skies o Storms Unfold. Queste sono delle sedute. Ci siedi? Sei protetto dal vento. In metallo. Quelle sono in pietra, quelle altre. Yes, qua. Seduto, riprendimi. Come? Sei riparato dal vento, Gesù. Provala tu, Gesù, provala tu. Vediamo che parliamo a tu. Che strano. C'è il fiume. Dopo esserci presi veramente un'ultima pausa, riprendiamo il nostro viaggio. Non possiamo fare a meno di sentirci preoccupati. Attendiamo tante risposte, è da troppo tempo, e sentiamo l'esigenza di cambiare rotta al nostro viaggio. Non ci rimane che ritornare e vedere un po' cosa accadrà. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Stiamo aspettando la gente, l'immobiliare, sì, che ci consegna le chiavi della nostra nuova casa. Moghi è nel suo momentaneo parcheggio perché c'ha anche lei il suo posto. Ha trovato anche lei casa. Sì. E adesso andremo a vedere la casa assieme. Voi venite con noi. Sì, sì. Oh, 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 oh,